È iniziato oggi il Consiglio europeo sulla crisi energetica. Durerà fino a domani, l'ultimo per il Premier Draghi. Sul tavolo c'è la guerra in Ucraina, l'energia, le questioni economiche, relazioni esterne. Vengono affrontate e valutate le proposte della Commissione per far fronte al caro energia. Tra le misure c'è il corridoio dinamico temporaneo dei prezzi sulle transazioni di gas naturale per limitare immediatamente i prezzi, secondo quanto prevede la bozza delle conclusioni del Consiglio, che ha subito ulteriori modifiche nella notte e con l'intesa ancora lontana tra i leader sul tetto ai prezzi del gas. Il cancelliere tedesco Scholz, parlando questa mattina al Bundestag, ha dichiarato: i prezzi devono scendere, non c'è dubbio, noi guardiamo con grande attenzione alle proposte della Commissione europea. Un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporta il rischio che i produttori di gas vadano a vendere altrove. L'Europa deve accordarsi in stretto contatto con altri partner come Corea e Giappone. Sono certo che paesi come USA, Canada e Norvegia, insieme a noi, sono solidali al fianco dell'Ucraina, non abbiano interesse a che l'energia in Europa diventi impagabile. Intanto Spagna, Portogallo e Francia hanno raggiunto un accordo per l'interconnessione energetica tra la penisola iberica e la stessa Francia, abbandonando il progetto di gasdotto dei Pirenei a favore di un nuovo collegamento Barcellona-Marsiglia. A renderlo noto il capo di Stato spagnolo Sánchez.